Eccolo stile domani, ragazzi, rieccoci quanti, carichi pimpanti, arzilli nel canale, unatevi insieme, buon mattino, buongiorno, buon martedì. E anche ieri immagino vi siate gustati comunque una bella trafila di tre partite dell'Europeo 24 con delle sorprese, bisogna dirlo, perché ricordiamoci che la Romania ha battuto 3-0 l'Ucraina in maniera veramente inattesa, e c'è stato questo risultato sorprendente della Slovacchia che ha battuto 1-0 il Belgio. Tra l'altro sembrava che Lukaku avesse segnato l'86esimo, poi il gol non è stato convalidato e la Francia ha battuto anche di misura 1-0 con un autogol di Bjornberg. L'Austria, comunque temibile, ben organizzata, compatta, fisica, e Rabiot ha fatto un'ottima partita. Quindi questa è, diciamo, sicuramente qualcosa che ci può dare uno spunto, no? Per il futuro, cercando di capire se il francese poi rinnoverà alle cifre proposte. Intanto però saluto Francesco, perché era già da un po' di giorni che aspettava il saluto, un abbraccio e un grazie di cuore per esserci sempre ad ogni video. E poi partiamo con le notizie, perché tanto da dire. Partendo da Tom Koopmeiners, il nostro olandese classe 98, che continua a far parlare di sé. Perché nonostante l'infortunio, come abbiamo detto, l'Atalanta non vuole scendere dalle pretese dei 60 milioni di cartellino. Evidentemente comunque l'olandese recupererà dopo l'Europeo e tornerà tirato a lucido. Ecco, però la Juve ha fatto un'altra telefonata, un altro contatto, un altro approccio per provare a chiudere subito l'operazione. Ovviamente, come ho detto, l'unica soluzione agibile per la Juventus per evitare di andare a sperperare quasi tutto il cash flow, no, proposto da Elkan, è quello di in qualche modo puntare innanzitutto sulla volontà del giocatore di approdare a Torino e di guadagnare un ingaggio abbastanza importante, 4 milioni più bonus annuali, ok, ogni anno, per un quadriennale o un quinquennale. E poi questa ipotesi, che diventa sempre più importante, di inserire una contropartita tecnica gradita a Gasperini. In questo momento Huijsen è più in vantaggio rispetto a Sulè, anche per un fatto di tecnica e per necessità, perché l'Atalanta ha più bisogno dietro che non davanti, quindi deve andare in qualche modo a colmare quel buco che Scalvini potrebbe lasciare per un po' di tempo. Quindi, insomma, ripeto, ragazzi, io sapete che non sono molto convinto nel lasciare andare giovani a cuor leggero, però, come ho detto, Thiago Motta e Giuntoli sono esperti di calcio, sanno fare le loro valutazioni e se da tanti anni che lo seguono e sono convinti che possa fare il salto in una big, io provo ad avere fiducia nella loro esperienza, perché comunque ne sanno più di noi, che non siamo addetti ai lavori e che non siamo nel mondo del calcio. Quindi ecco, sono giorni bollenti sicuramente per Koopmeiners. Poi andremo a vedere qual è il giocatore che eventualmente arrivando alla Juve potrebbe escludere proprio l'approdo di Thion alla Juventus. Ecco, intanto però andiamo a parlare anche del discorso legato a Douglas Luiz, perché come avete visto, per la gioia di tanti tifosi, Alicia Lehmann dell'Aston Villa delle donne, del calcio donne, probabilmente ormai fatta per l'approdo alla Juventus Women. Quindi sarebbe un colpo enorme sul piano tecnico e anche a livello di marketing, perché darebbe veramente grande rilancio a livello internazionale per la Juventus, Women, perché comunque è la calciatrice con più follower sul web, mi pare 16 milioni extra. E ovviamente le sue storie fanno sempre parlare di sé. È una donna, diciamo, molto ammirata in tutto il mondo. Quindi è chiaro che andresti a mettere la lente di ingrandimento sulle Juventus Women. E ripeto, magari questo colpo che andremo a fare potrebbe anche convincermi a parlare un po' più spesso delle Juventus Women. Ho visto alcuni di voi molto molto esperti di questo campo e magari in futuro potrebbe saltare fuori anche qualche formato, qualche, come posso dire, video a riguardo. Magari potrebbe anche rivelarsi interessante per tutti voi. Vedremo. Ecco. Come abbiamo detto, nelle trattative invece per Douglas Luiz, suo moroso, c'è un piccolo stand-by che dovrà risolversi in brevissimo tempo, quindi niente di che, entro il 30 giugno tutto andrà a buon fine, però anche stavolta, come è stato nel caso con altri giocatori, il texano Weston McKennie, anche lui classe 98, prova a fare un po' di blocco, perché pensa un po' più a se stesso e non alla Juventus, come hanno fatto alcuni giocatori, e vuole una buona uscita abbastanza corposa. La Juventus, come ho detto, gli garantirà soltanto un certo tipo di cifra, non credo che stia lì a tanto a vacillare, però io dico a McKennie, non fai più parte del progetto. Thiago Motta comunque ti ha scartato, non ti ritieni importante per questo triennio sportivo, non dico fatti da parte, nel senso non è che stai rimanendo senza lavoro o senza contratto, stai andando in una squadra di buon livello, anzi di alto livello della Premier, che è arrivata quarta dietro a City, Liverpool
e Arsenal, quindi secondo me hai un'occasione enorme per rilanciarti, quindi prima te ne vai meglio è. Tra l'altro non vai neanche in una competitor, quindi io capirei, vuoi fare una manovra di rallentamento, creare un po' di astio? Ecco, magari lo potrei anche capire, stai andando in una competitor, in una concorrente importante, vai all'estero, quindi non saremo neanche lì a farci, diciamo, battaglia tra di noi, se non per caso dovessimo incontrarci in Champions League, ma capite che comunque è un qualcosa, un pestare i piedi che non ha senso e fine a se stesso. Quindi manca veramente soltanto qualche dettaglio da curare, poi l'operazione potrà essere veramente andata in porto nel migliore dei modi, perché comunque Douglas Luiz ha accettato lo stipendio pattuito con la Juventus, le commissioni all'agente sono andate bene, il conguaglio all'Aston Villa è piaciuto, quindi McKennie Ling Junior più questo conguaglio accordato, quindi il matrimonio sta da fare, manca pochissimo, anche a detta degli esperti, Romano Pedulla, quindi come ho detto anche Agresti, dobbiamo soltanto aspettare, dare il benvenuto, speriamo veramente che ci sia un bagno di folla quando lo riceveremo, una bella presentazione e che le prime parole di Douglas Luiz diano grande enfasi, grande impeto all'ambiente e grande carica. Di solito i brasiliani sono molto sanguigni, no? Molto dritti al punto e sanno trasmettere la tenacia, la vigoria e non a caso Motta sta scegliendo molti giocatori portoghesi, brasiliani, e anche del nord Europa, come può essere Cub Miners, persone con grande mentalità, con grande approccio, grande motivazione, grande fame, grande voglia, abnegazione, disciplina, cultura del lavoro, eccetera. Queste sono cose importanti che per tanto tempo sono mancate. Questo va detto, va sottolineato. Ecco, per chiudere il video e farlo più corposo e completo possibile, parliamo anche di una possibilità che prima poteva essere remota e quasi impossibile, ed è che quella che riguarda Joshua Zirkzee, attaccante che sembrava veramente addirittura d'arrivo col Milan, che ha bisogno veramente di andare a rimpinguare il reparto offensivo, però vuoi per la commissione alta da dare all'agente Kim, vuoi per il discorso legato alla volontà di Fonseca di andare su altri profili, ecco, si riapre la porta a Juventus con Thiago Motta che lo riaprirebbe a braccia aperte, lo stesso Joshua Zirkzee andrebbe veramente a piedi da lui e quindi insomma va scelto un qualcosa, cioè se andare su Zirkzee o andare su Cub Miners, perché pensate un po', Giuntoli e Thiago Motta, e non lo dico io, lo vedono come un sottopunta a Zirkzee, così come Cub Miners. Quindi o uno o l'altro, uno esclude l'altro, per assurdo, eh? Quindi pensate un po' come potrebbe finire, vedremo il da farsi, il costo del cartellino è alto, però 40 milioni meno di Cub Miners, quindi se il Bologna accettasse una contropartita ti costa già meno di Cub Miners, perché Cub Miners con Dejan Huijsen massimo che ti va, lo vale tutti 40, devi dare 20 milioni di cash, e invece l'altro 40 più 15 di commissione, sei comunque sotto, se metti la contropartita ti costa meno, quindi insomma ecco, vediamo cosa succederà, sicuramente Vlahovic rimane al centro del progetto bianconero di questo triennio e Vlahovic, la permanenza non esclude l'arrivo di Zirkzee, questo è fondamentale perché si possono fare da supporto, no? O sottopunta o tandem offensivo a due davanti, quindi insomma tutto è possibile, ditemi la vostra, un bel pollicione, iscrivetevi al canale, attivate la campanella, a presto come sempre, grazie di esserci, un abbraccio forte da me Danila, forza di fino alla fine.